Aveva solo 23 anni Susana, la protagonista della nostra storia di oggi, quando ha lasciato a malincuore la propria città natale, Santiago del Cile, per un viaggio in Europa che si è rivelato pieno di sorprese. 23 anni fa sono arrivata qui in Italia per motivi personali e spinta dai miei genitori. Sono stata ospite dell'ambasciata cilena a Roma. Ho girato tutta Europa, ho girato tutta Italia e mi sono fermata qui, e nel Trentino. Nella nostra provincia, Susana, amante della montagna e dello sport, è arrivata seguendo un ragazzo trentino conosciuto ad una festa dei tartufi in Piemonte. Fino a poco tempo fa ho vissuto a Tione, quasi per più di 23 anni, dove sono nate le mie due figlie, Barbara, 16 anni, e Vanessa, 17 anni. Mi sono trovata subito bene quando sono arrivata a Tione, perché in mezzo alle montagne mi ricorda molto il mio paese, perché Cile ha la catena montuosa degli Ande e io ero un andinista. Qua sono diventata alpinista. Susana ha sempre lavorato, sia come imprenditrice a capo di una ditta di lumini votivi, sia come dipendente e spesso come volontaria nell'ambito dell'assistenza ai portatori di handicap. Ma Susana è anche direttrice e coreografa del gruppo folcloristico cileno Weni Wen, che noi abbiamo incontrato al centro diurno per anziani La Rondine di Trento. Con gli amici del gruppo, Susana trascorre pure il Natale. Per noi cileni il Natale è molto importante, siamo molto cattolici. Per me, che sono da sola con le mie figlie, lo festeggiamo con la nostra grande famiglia, che è la famiglia adottiva, diciamo, che è il nostro gruppo folclorico, dove possiamo rivivere le nostre tradizioni e non perdiamo il contatto con il nostro paese. Vi auguro un felice Natale e un felice anno nuovo. E l'arrivo di un anno nuovo porta anche a pensare al futuro. I miei progetti per il futuro sono, restare in Italia, visto che ho delle figlie che sono al 100% trentine, anche se hanno il cuore cileno. E il progetto mio è diffondere la nostra cultura, perché così ci possano conoscere e non ci guardino così come strani, ma come stranieri, che è quello che siamo.